nelle nostre accoglienze, le accoglienze del GUS, comunque facciamo un accompagnamento legale, una spiegazione della situazione, perché in molti casi chi arriva non sa in che condizione legale è al momento in cui entra in un'accoglienza. In altri casi sanno che devono fare la richiesta d'asilo politico, ma non sanno cosa significa richiesta d'asilo politico, non sanno per quali ragioni si chiede, che cosa si può ottenere da una commissione e via dicendo. E questo, quello che poi come associazione che gestisce anche molti progetti SPRAR, Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, che era, diciamo, seconda accoglienza, il secondo livello dell'accoglienza, sempre cercato di gestire nella massima qualità, offrendo la massima qualità del servizio, con tirocini lavorativi che non riguardano la raccolta delle arance. Abbiamo creato sì delle fattorie biologiche in cui si insegna a lavorare il biologico, si insegna a coltivare in maniera biologica. Attualmente stiamo creando una cooperativa i cui soci sono tutti titolari di protezione internazionale, che hanno fatto il percorso nei nostri progetti e via dicendo. Sentire parlare da comunque molti anni di emergenza e dover in qualche modo fronteggiare questa emergenza, sia per scelta sia in alcuni casi anche per necessità, veniamo chiamati a fare le accoglienze per alcune prefetture, ci dà il segnale di un abbassamento alto, un certo abbassamento di quella qualità più alta che c'era nella seconda accoglienza. Cioè il sistema di protezione viene attaccato, per così dire, dal concetto di emergenza, perché poi i numeri delle accoglienze crescono a dismisura. Noi abbiamo un'accoglienza importante su 5 prefetture attualmente, su 7 prefetture attualmente, quindi 7 province diverse d'Italia, abbiamo in accoglienza un migliaio di beneficiari in emergenza. Gli ampliamenti sugli SPRAR, che comunque uno deve aderire, ok, però si passano a progetti SPRAR che 3 anni fa erano per 25 persone a progetti SPRAR che sono per 50, per 60, sempre negli stessi territori, e questo appunto influisce molto sulla qualità del lavoro che si riesce a fare. Il tutto legato a una mancanza di una strategia, di una politica dei flussi, non dico soltanto a livello italiano, ma proprio a livello europeo. Quindi ecco, io se devo descrivere le nostre accoglienze posso mettere, diciamo, sul piatto della bilancia a nostro favore, per così dire, comunque una volontà sempre di, prima cosa, impiegare molto personale per lavorare con i beneficiari. Questo comporta che si riesce a seguire più da vicino i percorsi di ciascuno. Non vogliamo fare grandi centri di accoglienza, non cerchiamo di evitare l'affitto di alberghi in campagna, in montagna o al di fuori di qualsiasi rete di comunicazione, di qualsiasi tessuto sociale. Dove ci viene permesso, perché poi quando le prefetture fanno un bando per l'accoglienza in emergenza, invece vogliono una serie di pasti erogati secondo legge, con per primo quello, per secondo quest'altro, la verdura, la frutta, le cose, delle categorie molto strette, vogliono un centro chiuso, il più possibile chiuso e controllabile. E questi sono i parametri richiesti. Dove abbiamo, diciamo, qualche credito verso le prefetture, riusciamo come ad Ancona a gestire l'emergenza invece in appartamenti. La nostra emergenza è un'emergenza che si avvicina molto, per parametri, per qualità, per cose che si riescono a fare, agli SPRAR. C'è un servizio psicologico di supporto per i beneficiari che ne fanno richiesta, c'è appunto un accompagnamento legale molto
capillare alla, in tutte le varie fasi, dalla formalizzazione della richiesta d'asilo alla preparazione poi alla commissione, alla preparazione poi dei ricorsi, cose che in molte strutture non c'è, invece di altre che abbiamo visto in giro per l'Italia, non c'è un referente legale, qualcuno che sappia che cos'è la richiesta d'asilo. Quasi nessuna, ce ne sono poi di molto belle. Stiamo facendo un percorso di tirocini con i ragazzi per l'inserimento lavorativo, abbiamo preso ad Ancona un'officina dismessa insieme a un operaio, un artigiano, stiamo cercando di fare un centro del riuso, quindi i ragazzi impareranno ad aggiustare una lavatrice che viene portata e poi vedremo come, perché poi ci sono diverse difficoltà da un punto di vista fiscale e organizzativo, riusciremo a cercare di fare lavoro, di dare un futuro. Però ecco, quello che vediamo in questi giorni, che siamo sotto, diciamo, ispezione da parte degli ingegneri e via dicendo la prefettura, siccome c'è stata Mafia Capitale, guardiamo nelle case, guardiamo le cose. La domanda che mi è stata fatta su un appartamento, la cosa più era: ma chi sanifica il tappetino del bagno? Questo è il livello d'attenzione su cui si basa l'umanità di un'accoglienza. Attualmente veniamo valutati su chi sanifica quel tappetino. Tutto il resto, le relazioni sugli inserimenti lavorativi, non vengono considerate. Sono più a rischio io, per assurdo, di perdere l'accoglienza, perché anziché erogare il pasto, come dicevo prima, secondo tutte le tabelle dietetiche che ci vengono date, perché lascio la libertà ai ragazzi di cucinarsi in casa quello che vogliono, e in alcuni casi magari sì, c'è una conservazione dei cibi che potrebbe essere discutibile, però c'è pure una visita, diciamo, non quotidiana ma un giorno sì uno no, negli appartamenti da parte degli operatori che conoscono i beneficiari. In alcune emergenze abbiamo notizia di 200, un'emergenza, diciamo, adesso non dico nemmeno la prefettura, 200 persone accolte, 3 persone assunte. Abbiamo esperienza di SPRAR, abbiamo inviato dei ragazzi in uno SPRAR di Fiano Romano, questo lo posso nominare perché è stato condannato come nell'ambito di Mafia Capitale, sono arrivati nello SPRAR, che è nient'altro che un albergo con 200 persone miste tra emergenza e SPRAR, una cosa illegale per la cosa. Sono arrivati il 26 settembre e diciamo ai primi di dicembre ancora non avevano conosciuto un operatore, ancora non avevano visto un soldo del pocket money, ancora non avevano visto un operatore legale, non avevano parlato con nessuno. Questo è l'emergenza. Permette, se tu vuoi, di lavorare in una certa, ad un certo livello qualitativo, però se tu vuoi continuare a fare emergenza, anni di emergenza in Italia, è servita a togliere diritti, a togliere qualità allo SPRAR, al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Ed è questo la grande, diciamo, sfida che ci aspetta a chi lavora nell'accoglienza, e magari riuscire poi, perché poi c'è il record, cioè sembra non lo so se le prefetture fanno più accolgono e più hanno punti, fanno una classifica delle prefetture e dei dipendenti, e non interessa, il lavoro deve essere fatto nel momento dell'accoglienza, quando arrivano di notte negli autobus di 50 persone, dove me li puoi mettere? È quello l'interesse primario dell'accoglienza, fare il numero grande, ma non solo le associazioni, anche le istituzioni.
e dire no alle accoglienze in alcuni frangenti diventa difficile, diventano prefetti che ti telefonano a casa, fanno ordinanze prefettizie per l'accoglienza. E io concludo qui questo quadro sull'accoglienza. Buonasera.